Prorogato al 30 settembre il super bonus per le abitazioni unifamiliari nel decreto legislativo aiuti ed energia, approvato dal Consiglio dei Ministri ieri. Soddisfazione è stata espressa dal Movimento 5 Stelle, anche se al voto non ha preso parte per il dissenso sulla norma che apre al termovalorizzatore di Roma. Ma resta senza risposta l'interrogazione del Movimento 5 Stelle ed in particolare dell'onorevole Daniela Torto. Purtroppo non siamo stati soddisfatti dalla risposta del ministro Franco, perché nonostante ci siano stati effettivamente degli sforzi fatti dal governo, non sono sufficienti per aiutare né le famiglie né tantomeno le imprese. Abbiamo bisogno ora di aiutare le famiglie che devono pagare soprattutto le bollette, ma anche con l'azzeramento dell'IVA sui prodotti alimentari di primo genere, quindi immagino la pasta e il latte. Ecco, dobbiamo intervenire in questo modo e sulle imprese fare allo stesso modo, perché con il decreto antifrode si è andato a bloccare anche un circuito che invece aveva avviato tutto il mondo della costruzione, quindi del tessuto edile, che aveva appunto favorito la ripartenza. Bloccandoli purtroppo si è arrestato un sistema importantissimo. Ecco, noi vogliamo intervenire per questo, per riportare la nostra economia ad una ripresa veloce.